E ragazzi, anche oggi siamo da Area 101, quello prima o poi lo provo, ma oggi abbiamo lei, Moto Guzzi V7. E andiamo a girare questo, cosa vuol dire guidare a Napoli? Parto dal presupposto che l'altra volta ne abbiamo venduto una special a un ragazzo che mi segue, quella con lo scarico, e l'ho sentita in moto, è tanta roba. Non conosco nessuna caratteristica di questa moto, le scoprirò tutte quante insieme a voi. Adesso per il momento devo andare da Rima, che ragazzi è pronta la mia 09, quella lì distrutta, quella che stava giù in garage, quella incidentata. E adesso andiamo a vedere un po' quanto ammonta il danno. E a parte questo c'è Alessio dietro che sta andando a vedere una nuova 09 SP. Lo sto scoprendo adesso, ma trasmissione a cardano, penso che la Guzzi non gli piacciono le catene. Tu vuoi incollare me? Ci sono anch'io qua, zio! Allora, il freno è molto spugnoso, però devo dire, naturalmente non nasce con un concept molto aggressivo di guida, quindi giustamente la frenata è delicata. Sicuramente non è prestante come quella del V100. Vogliamo provare una tecnica di guida utilizzata a Napoli, quella che si chiama impennata. Sì, di frizione questa, di frizione. Oh, e se cammina! Napoli violenta! Cioè, voi adesso state vedendo questo video aggiornamento, sono venuto a prendere il V7, diciamo sarà classico cosa vuol dire guidare a Napoli, dove vi racconto anche un po' i cazzi miei. Però oggi sono andato a girare enduro, il video che voi già avrete visto, quindi vi lascio anche like qua in alto. E oltre a questo, ieri siamo andati in pista, ho girato 4 turni con le ovale, siamo distrutti. Cioè, ragazzi, io fisicamente non è che sto morendo di più. E stasera mi tocca allenare le gambe in palestra. Basta, non aggiungo altro. Alessio ha confermato l'acquisto. È lei, un'altra MT-09. Grazie Yamaha. Grazie Yamaha. Oh no, come messo? TCS. Sempre off. È come il GS, come il V100. Cioè c'ha il braccio dentro che lavora così, capi? Non lavora con la catena. E quindi tu non devi ingrassare la catena. Ci butto grasso da su tubo ogni 20.000 km, sai qui. Tranquillo. Per questo, oh, guarda quando acceleri come fa. Guarda, oh, non sto scherzando, oh. Tira di qua il cardano, non sono io che la muovo, ma tutte le fanno, il GS, il V100, tutte quelle là a cardano. Io non conosco la strada, cioè nel senso, da qui non so come andare a prendere la tangenziale. Anche se sono un vero tipo da città oggi, ragazzi, con il bomberino, la scarpetta della Nike, senza guanti! Vabbè, tanti miei fanno pena lo stesso, è come se non li tenessi. Questa ci divertiremo a fare i drift dopo. Devo capire come si spegne questo cazzo di controllo. Come cazzo posso agire su questa cosa se non premendo qua? E che cazzo mi cambi? Devo dire la verità, me l'aspettavo pesante, ragazzi, ma pesante non è. Ora vediamo nell'agilità cittadina, ma questa mi devo mettere la camicetta, devo prendere di domenica, col caschettino a scodellina, bello tutto elegante, me ne vado lì a sfrecciare tra le macchine. Che bello, l'anarchia più assoluta. Guarda, lo sta riempendo di parolacce. Non me l'aspettavo, ragazzi, partivo un po' prevenuto, devo dire la verità. Mi aspettavo fosse un cancello, invece non lo è. Devo dire la verità, non me l'aspettavo. Cioè, questo ho detto, non me l'aspettavo così agile, così divertente. Me l'aspettavo più un cancello. Invece è pure leggera. Dopo devo provare il traffico di montagna spacchiata come si infila. Sì, è sprintosa, quello fa, beh, bicilindrica, quindi è normale che è anche sprintosa. Però quando la sfrizioni si lancia, non si impinna. Cioè, boom, ti schizza dalla mano. È lunga. Sì, infatti questa devi fare drift, secondo me, per divertirti appieno. Il bello di questa Moto Guzzi è anche il fatto che puoi riscaldarti le mani, vedi? Mentre stai camminando butta tantissima aria calda. Se fa freddo va bene, perché oggi fa anche freddo. Ma se fa caldo non va bene, perché poi se fa caldo il motore è ancora più caldo. Oh, subito scula! No, non ci credo. Allora, se la giochi bene che la butti giù, scula subito. Però ci vuole il piedino da fuori. Ah, il primo clacson che vedo normale su una Moto Guzzi. Ah, che bello! Fratellino biker. Oh, ma i daggi mi sa folle. Ma se a me si è spenta a folle. Ma io che cazzo ne so, scusa. E adesso parte il videogioco. Ho le ruote fredde, ma voglio provare come drifta questa moto. Oh,
siamo anche saltati. L'enduro mi sta facendo male comunque, ragazzi, perché sto iniziando a guidare col piede da fuori queste moto che... Ma non ci credo che scula così tanto questa cosa. Stavo in terza, stavo. Vediamo qua, che qua pure è cattiva. Oh, basta pizzicare un po', inizia ad accelerare. Bella, bella, complimenti. Questo pregiudizio secondo me sulle moto Guzzi, uno si aspetta veramente dei cancelli, si aspetta delle moto che, sai, non ti facciano divertire. Ma alla fine, se uno cerca il divertimento, riesce a darti divertimento. Uè, balla un poco, se prendi velocità. Proviamo col ginocchio allora. Vabbè, bisogna caricare un po' di più il peso sull'anteriore. Ragazzi, non ho l'attrezzatura perché ve l'ho detto, sto tornando da fare enduro. Il video che avete visto già, stavo stanco, sono tornato a casa semplicemente perché dovevo prendere una cosa e sono riuscito subito con Alessio che dovevamo andare a fare questo servizio. Approfittato e mi sono preso anche il V7, che ve lo porterò un test serio, magari dove vi faccio vedere un po' le varie caratteristiche. Anzi, se voi volete sapere qualcosa in particolare, chiedetemelo, che così saprò cosa portarvi nel test ride. Adesso sicuramente vi farò vedere un po' di agilità in un classico cosa vuol dire guidare a Napoli. E il clacson ti rende immortale? No? Non è così? Tanto lui non si sposta perché è frustrato, vedi? Bisogna evitarli frustrati. Agilissima, ma madonna mia! Ragazzi, è una bicicletta. Cioè, ve lo giuro, io la muovo con una facilità assurda. Non lo so, ma perché ormai guido di tutto e quindi per me sembra tutto un po' più facile. Ma veramente io la muovo... Oh, perso il cavallo. Ah no. Veramente io la muovo con una facilità assurda. E per me era un cancello. Cioè, è un cancello. Non lo è invece. È super divertente. V7 Stone approvato la domenica per andare a fare aperitivo, almeno personalmente per i miei gusti personali di moto. Camicetta, mocassino al piede, guantino di pelle, sì, e poi andare a fare le posteggi a Mergellina. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao. Io non sono un handicappato. Oh,